Amici e miei carissimi, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi della Sana Dottrina Cattolica. Questa puntata cade ormai a ridosso del Natale, oggi è il 21 dicembre del 2020. Siamo in piena novena, quindi in piena preparazione al Santo Natale. E la puntata di questa sera, che è la numero 11, speriamo, ecco, per gli argomenti che affronta, che magari ci aiuti a entrare un po' meglio nel senso profondo del mistero dell'incarnazione, perché il mistero dell'incarnazione e della nascita di Gesù che celebriamo, certamente si sarebbe comunque compiuto anche se l'uomo non avesse peccato. Ecco, io la posizione più accreditata al riguardo è quella della scuola francescana, che sosteneva con Giovanni Duscoto che l'incarnazione era originariamente legata al progetto di Dio sull'umanità, no? E l'abbiamo visto anche nella puntata precedente, insomma, no? La prova degli angeli fu proprio riconoscere e quindi non riconoscere, accettare e quindi sottomettersi, adorare il progetto, il grande progetto dell'incarnazione con cui Dio voleva portare a perfezione estrema tutte le forme di essere da lui creato. Evidentemente, quando a causa di questo finimondo, insomma, c'è stato un problema non soltanto inerente agli angeli ribelli, ma come vedremo questa sera anche alla razza umana, perché peccato hanno commesso gli angeli ribelli, peccato originale l'hanno commesso i nostri progenitori, è chiaro che la venuta di Gesù si arricchisce di questo ulteriore fattore che è venuta per liberarci dal peccato, oltre che per illuminarci su di esso come la causa più profonda dei nostri mali. Ora, questa sera dobbiamo parlare del peccato originale, che è un argomento, non dico importante, di più. Sapete che Martin Lutero diceva che con la giustificazione lui lo chiamava l'articulus stantis vel cadentis ecclesiae, ma con il peccato originale io penso che stiamo dinanzi ad un articolo di fede dinanzi al quale, se uno ci crede, si regge la fede divina e cattolica. Se uno non crede nel peccato originale, possiamo tranquillamente spazzare via quasi tre quarti dei dati rivelati, insomma, perché anche senza il peccato originale ci sono comunque le tre persone della Santissima Trinità, certamente. E c'è anche l'incarnazione, però già per esempio la figura della Madonna, se uno cancella la dottrina del peccato originale, la si capisce a metà, perché la Madonna è l'Immacolata. Non parliamo poi di tutto quanto il mistero della redenzione, della morte di Gesù, della passione di Gesù e anche di tutta quanta l'antropologia e l'escatologia cristiana, perché dal peccato originale che dipendono tutti i peccati possibili e immaginabili nella razza umana, compresa la possibilità della dannazione, quindi comprese tante cose che noi abbiamo dinanzi a cui ci troviamo nella nostra vita terrena e che, con le quali dobbiamo, come vedremo, fare i conti. Allora, prima di iniziare, ricordo, avverto subito, questa è una catechesi a tema, quindi non è luogo, questo per chi sta seguendo la diretta, per interloquire con domande, meno che mai con domande fuori tema, quindi non è questa la sede. Altrimenti io, che, come dire, cancello i commenti e così non vengo distratto. Chiedo sempre a chi segue le dirette che meno commenti è meglio è, d'accordo? Perché non, sia per non distrarre chi parla, sia per non complicare il lavoro, insomma, ai miei poveri collaboratori amministratori, ogni tanto devono fermare anche qualche commento che capita, insomma, che non è che è un commento fuori luogo così, ma purtroppo, come capita qualche volta, arrivano anche delle cose abbastanza serie, insomma, che devono essere fermate in diretta. Quindi, cioè, questo tipo, diciamo così, di comunicazione, anche se va in diretta sul social, quindi su Facebook, diciamo che non è molto social, non è interattiva, quindi è semplicemente una comunicazione, una possibilità di fruire in diretta,
di ciò che poi comunque rimane disponibile nei canali, questa catechesi, come tutte quante, andrà su YouTube, ci sarà il podcast, andrà sul mio sito, andrà su iTunes, andrà su Spreaker, andrà su Spotify, d'accordo? Su tutte quante le piattaforme, su Google Podcast, dove si possono trovare queste cose, no? Chi le conosce. Tra l'altro andrà anche subito, finita, appena terminata, immediatamente sul mio canale Telegram. Se qualcuno fosse interessato, adesso vedremo un pochino nei prossimi giorni di dare un pochino il link, però se qualcuno fosse interessato a molti aggiornamenti, diciamo anche in tempo reale, su tutto quello, diciamo, che metto in giro, ecco, in maniera anche molto molto fruibile, deve contattare qualcuno, insomma, deve mandare un messaggio sulla pagina, per ora contattare gli amministratori in modo tale che diano il link di accesso al mio canale. Quindi, ecco, questa è una premessa generale. Capisco che non interessi a chi ascolterà queste cose in differita e me ne vorrà perdonare, però c'è da contemperare un pochino anche questo aspetto. Per quanto invece riguarda il peccato originale, bisogna procedere in questo modo. Allora, anzitutto bisogna, come già la volta scorsa, focalizzare quello che dice la Chiesa. Quindi ciò che è dogma di fede, patrimonio, diciamo così, non impugnabile, eccetera. Quindi su questo bisogna essere chiari. Dopodiché, come abbiamo già fatto per il peccato angelico, seguiremo, proporrò, ecco, una formulazione, quindi una ipotesi teologica, che ipotesi teologica era anche quella dell'altra volta, circa il peccato originale degli angeli. Evidentemente anche questa non è una cosa che me la sono inventata io, ma questa ipotesi teologica vedremo ha nel corso della storia, insomma, a partire fin dai padri della Chiesa, diciamo così, dei, come dire, degli assertori che non sono certamente gli ultimi arrivati. Rimarrà un'ipotesi teologica, d'accordo? Per cui uno deve essere tranquillamente libero di crederci o di non crederci. Invece ciò su cui non siamo liberi di credere o di non credere è il fatto del peccato originale, l'esistenza del peccato originale, le sue conseguenze, i suoi effetti, la sua trasmissione, come si toglie e come si combattono gli effetti. Questo non siamo d'accordo, perché, cioè, per carità, l'essere umano è comunque libero, però un battezzato che vuole rimanere in comunione con la Chiesa cattolica, quindi che non vuole essere fuori della comunione, quindi eretico, e quindi in quanto tale anche fuori, come dire, della salvezza fino a quando permane in questo stato, non può, come dire, andare oltre. Quindi questa è, ripeto, non soltanto una dottrina essenziale, ma una dottrina basilare, d'accordo? Perché su essa si fonda mezzo patrimonio dogmatico rivelato della nostra fede divina e cattolica. Uno, cioè, può essere buddista, shintoista, può fare quello che vuole, insomma, no? Anche se davanti a Dio questo è il limite della libertà, della cosiddetta libertà religiosa. Tutti quanti davanti a Dio abbiamo il dovere di ricercare la verità e una volta trovata di rimanervi, d'accordo? Ecco. Però anche questo è un dovere che è affidato alla nostra libera, diciamo così, azione, perché Dio ama che i figli volontariamente si portino verso il bene che lui stesso vuole e propone per loro. Detto questo, allora, a livello dogmatico del peccato originale si è occupato, credo, più o meno tutti quanti sanno, il Concilio di Trento, perché tra le varie aree problematiche della riforma protestante ci fu anche un travisamento non soltanto del peccato originale, ma dei suoi effetti. Io adesso non vorrei fare un discorso troppo complicato perché dopo diventa noioso, no? E c'erano praticamente due posizioni opposte, tanto per far capire, ecco, la posizione di Pelagio, che diceva che il peccato originale, sì, era il peccato commesso da Adamo, ma non aveva nessuna conseguenza sui posteri, era soltanto un cattivo esempio. Quindi la buona volontà dell'uomo avrebbe tranquillamente neutralizzato i cattivi esempi derivanti dal peccato di Adamo. Questa è la posizione di Pelagio, eretica, questa è molto antica, ci combatté Sant'Agostino. Lutero invece estremizzò in maniera spaventosa il peccato originale e le sue conseguenze, in maniera, come dire, estrema. Cioè, lui parlò del peccato originale come una caduta di Adamo che aveva completamente
corrotto irreversibilmente la natura umana. E la concupiscenza, che rimane, come vedremo anche dopo il battesimo, ce l'abbiamo tutti quanti, ci dobbiamo combattere, lui stesso la definiva in se stesso un peccato. Per cui, secondo Lutero, l'uomo è radicalmente, intrinsecamente peccatore, non c'è nessuna possibilità di salvezza reale, ma quello che fa nostro Signore Gesù Cristo, nella sua misericordia, rivolta soltanto a chi ci crede in questo suo atto misericordioso, è di coprirlo, diciamo così, con i suoi meriti. Cioè, l'uomo rimane cattivo, ma il Signore, come dire, lo avvolge dentro i suoi meriti. E pur rimanendo cattivo, il Padre lo guarda con benevolenza e lo perdona perché è avvolto dai meriti di Cristo. Ma capite, dentro questa visione l'uomo rimane cattivo. E quindi, cioè, è semplicemente peccatore, 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 peccatore. Sto semplificando, però dobbiamo capire il contesto in cui, perché la definizione, come dire, precisa del concilio, del peccato originale è venuta all'interno del concilio di Trento. Allora, d'accordo. Da un punto di vista biblico tutti quanti conosciamo, non mi dilungo, il capitolo terzo del libro della Genesi, dove si narra, la conoscono tutti la storia del peccato originale, no? Questa vicenda, anche se qualche piccolo passaggio dobbiamo andarlo velocemente a riprendere per capire che cosa è successo in alcuni dettagli, no? Il dialogo tra il serpente avviene tra il serpente e la donna, d'accordo? E dietro il serpente tutti quanti sappiamo chi c'era. E comincia con una menzogna. Voi sapete che qui, oltre che sul peccato originale, su questo capitolo ci si possono fare migliaia di catechesi, cioè sulla tentazione, su alcuni processi, diciamo, alcune dinamiche interne, su tantissime cose, insomma, quindi spero che il Signore mi dia la grazia, come generalmente accade, di fare una buona sintesi, no? È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino? La donna, scioccamente, perché qui bisognava non rispondere e avremmo scritto un'altra storia umana, però le donne, purtroppo, si permette la battuta, sono sempre un po' troppo chiacchierine, e anziché mandarlo a quel paese, al serpente purtroppo gli si è messa a rispondere. Se con il diavolo si comincia a parlare, questo avvenga, sia una cosa detta per accidente, siamo morti. Questo vale anche per i pensieri negativi che ci vengono dentro la testa. I pensieri negativi si sbattono subito all'inferno da dove vengono, perché se cominci a dialogare, ad accettare in te un pensiero negativo, sei morto. D'accordo? Noi non abbiamo la capacità di fronteggiare, come dire, l'astuzia, l'abilità, l'intelligenza, la cattiveria subdola del serpente. Cioè, noi non sappiamo dove vuole andare a parare, lui lo sa molto bene appena arriva dove vuole andare a parare con noi, e non abbiamo la possibilità di vincerlo, d'accordo? Non è possibile. Quindi, quando non c'è possibilità di vittoria, l'unica cosa da fare è scappare, fuggire, dire: non ti voglio stare a sentire. Basta. Comunque, questa è una, come dire, è un'applicazione incidentale esistenziale alla nostra vita. Torniamo al fatto del peccato originale. La donna risponde: guarda che Dio ci ha detto che noi possiamo mangiare di tutto, ma di questo frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino ci ha detto: non ne dovete mangiare, altrimenti morirete. Attenzione, morirete. E il serpente dice alla donna: morirete, ma non morirete affatto, ma che dici? Anzi, Dio sa che se ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi, attenzione, diventereste come Dio. Prendere la matita e farci otto segnali azzurri. Diventare come Dio. Per un uomo, cosa può essere per un uomo diventare come Dio? Conoscendo il bene e il male. Domanda che abbiamo subito. Adamo ed Eva, prima del peccato originale, il bene lo conoscevano oppure no? Io questa sera vorrei, nello stile di questo nuovo ciclo di catechesi, non fare, come dire, affermazioni perentorie, apodittiche, dire ah, ma invitare alla riflessione, in modo tale che anche alcune cose che verrò dicendo possano trovare un terreno fecondo e essere elaborate da chi, come dire,
può fare proprie, no? Allora, prima del peccato originale, Adamo ed Eva conoscevano il bene, sì o no? È una domanda retorica. Certo che sì. E conoscevano il male? No. Quindi che significa? Significa che la conoscenza che deriva dal peccato originale è quella del male. E l'inganno grande che c'è è che conoscere il male sia una cosa positiva e che magari ti pure aiuta a capire meglio il bene. Altra applicazione. Facciamo così che se ci prendiamo quattro puntate per parlare del peccato originale, per me non c'è nessun problema, d'accordo? Perché cioè, questo è un tema troppo importante. Quindi io se avverto che mi devo soffermare su una cosa, lo faccio e pazienza, insomma, poi sperando di non diventare troppo. Però questo è troppo importante. Voi pensate un ragazzino oggi, no? Ma anche un adulto. Cioè, ce la facciamo una canna? Vabbè, ma prova, no? Proviamo. Tanto poi lo controlli, tanto poi se non ti piace, vedete, dice, quale sapienza viene dalla conoscenza del male? Nessuna. Non ci sono sapienze che vengono dalla conoscenza del male. Diventerete come Dio conoscendo il bene e il male. Attenzione, Dio stesso, il bene lo conosce in senso biblico, cioè lo conosce perché lui il bene lo è, lo ha e lo vive, è il sommo bene, diceva San Francesco. Il male non lo conosce in senso biblico, Dio, attenzione, perché conoscere in senso biblico significa essere uniti con ciò che conosci. Il male Dio lo conosce in senso filosofico, in senso greco, d'accordo? Quindi è una conoscenza intellettuale, cioè sa cos'è evidentemente, lo sa molto meglio di noi, nella sua sapienza infinita, ma proprio per questo con lui non c'ha niente a che fare. Ma dalla conoscenza del male non viene nulla di buono, nulla. Questa è un'altra menzogna, questa qui. Ci diceva a noi preti Fabio, Don Fabio Rosini qualche tempo fa nell'ultimo incontro, diceva, scusate un attimo, no? Ma se uno deve diventare un sommelier, sappiamo chi sono i sommelier, no? Sono i grandi degustatori di vini, quelli che sanno distinguere un aglianico da un Brunello di Montalcino, da un Amarone, da un Nero d'Avola, eccetera, eccetera, no? Quindi alti, come dire, alti palati, tu al buio gli dai un bicchiere di vino e questo ti dice, guarda che questo è un Brunello di Montalcini Cantina Banfi annata 2009, cioè insomma ce ne vuole, no? Scusate, ma per diventare sommelier, noi pensiamo che sia utile per i sommelier, come dire, dice, vabbè, bere un po' di Tavernello, bere un po' di vino che sa d'aceto, cioè quello è utile per diventare sommelier? Cioè, quelli per diventare sommelier devono imparare, devono gustare tutti i vini più buoni che esistono al mondo. Poi ogni volta che fanno un sorso se lo devono studiare. Io poi non so come si diventa sommelier, che tipo di scuola ci sta, ma lo intuiamo, no? Cioè, i vinacci, i vinacci, insomma, da tavola, quelli da 50 centesimi, che purtroppo sono oggetto di consumi dei nostri poveri fratellini e sorelline che soffrono di problema di alcolismo e che non possono spendere i patrimoni se bevono 10 litri di vino al giorno, capito? Purtroppo, ma insomma, di quelle cose non sanno neanche cosa siano, cioè, perché è una cosa, cioè, uno che è abituato a quel palato, ma ti pare che beve il Tavernello? Non esiste, no? Quindi la conoscenza del male è male, è sempre degradazione, è follia allo stato puro, d'accordo? Cioè, io per capire quanto se sta bene, devo prendere un pugno in faccia? E beh, perché se prendi un pugno in faccia, poi capisci quanto è bello stare bene con la faccia senza una guancia grossa così. Allora la donna, attenzione, ormai la donna qui è già morta. Comincia a guardare, vedi che l'albero era buono.
gradito agli occhi, desiderabile, prese del suo frutto e ne mangiò. Attenzione, ne mangia prima lei, poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Attenzione al particolare. Si aprono gli occhi e si accorsero di essere nudi. Domanda: che c'entra accorgersi di essere nudi col mangiare il frutto di un albero? Stante al significato letterale, no? Qui ci sta questo albero da cui si mangia un frutto, detto scherzando, no? Sta pora mela che è tanto buona, insomma, è diventata un frutto disgraziato perché tutti pensano che questo peccato originale si è mangiato la mela. E attenzione, intrecciano foglie di fico e se ne fanno cinture. Scusate, cosa si coprono con le cinture di foglie di fico? Che ci sta all'altezza delle nostre cinture? Scusatemi se sono così explicit. Ci stanno gli organi genitali, come ho detto, e come mai si vanno a coprire gli organi genitali da un peccato originale? Che c'entra sta cosa qua? Noi dobbiamo farci un po' di sane domande, no? Poi, sentono il Signore che passeggia nel giardino, ovviamente il Signore sapeva bene quello che avevano fatto, e si nascondono. Di Dio cominciano ad avere paura. Quindi la paura di Dio da cosa viene? Chi è che ha paura di Dio? Dio fa paura in sé? Chi è che ha paura di Dio? Chi si è allontanato da Lui? Chi è profondamente cosciente di aver messo, come dire, creato un baratro tra Lui e Dio? La paura è figlia del nostro peccato. Chi ha paura di Dio, quasi certamente vive una situazione profonda di separazione da Lui, perché il peccato è figlio, la paura è figlia del peccato. Gli amici di Gesù non hanno paura di Lui. Vogliamo fare un esempio di attualità? La pandemia del coronavirus? Chi è che c'ha paura? Attenzione, non sto dicendo che bisogna essere come dire, incoscienti o screanzati o esauriti, d'accordo? Assolutamente. O mettere a repentaglio la tutela la salute pubblica o fare, come dire, i fuori di testa. No! Guardiamo però il nostro cuore, d'accordo? Io dico vabbè, c'è questa cosa, d'accordo? È normale essere terrorizzati di questa cosa? No, io penso, per un amico di Gesù. C'è questa cosa, mi prendo con pazienza e con amore tutte quante le conseguenze, anche vessatorie, che dipendono dalle tali limitazioni, ubbidisco a, come dire, le norme di prudenza necessarie per limitare i contagi, che sono stabilite dalla legge, ma dopodiché io interiormente non è che sto terrorizzato. Qual è il terrore? Cioè, capite quello che voglio dire? Se uno è un amico di Gesù, nessuno di noi deve andarsi a cercare la morte, d'accordo? Assolutamente. Ma, l'ho già detto altre volte, la morte per noi non è il sommo male. Per me personalmente, facciamo così, parliamo per me il sommo male è il peccato. Cioè, se Dio mi chiedesse la testimonianza dell'apostolato o della sofferenza, certamente con tanta umiltà gli direi: Signore mio, dammi la grazia, dammi la forza, se vuoi che ti offra qualche dolore, addirittura la mia vita, dammi la grazia di poterlo fare serenamente, e eccola. D'accordo? Questo chiaramente, se una persona non ha una grande fede, non ha una grande cosa, non si può imporre o, come dire, o esigere un atteggiamento di questo genere. Però mettiamoci nel cuore davanti al Signore, no? Cioè, paura di cosa? Paura che Dio non voglia, che poi non è, ma questo è il santo timore di Dio, che Dio non voglia mi debba separare dal Signore, lo debba offendere con il peccato, debba perdere la grazia, debba andare a combinare qualche guaio
Magari molte volte pure senza manco rendermene conto che abbiamo pure questa miseria che ci portiamo dietro, ma non paura di Dio, o paura, come dire, ossessiva, come dire, compulsiva e morbosa della morte. No. Ho avuto paura di, perché sono nudo, attenzione, e due, sono nudo. E mi sono nascosto. E Dio gli dice: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse spogliato, hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E qui comincia la nenia. D'accordo? La donna che mi è posta accanto mi ha dato dell'albero e ne ho mangiato, quindi è colpa della donna. La donna dice: che hai fatto? Ah no, è stato il serpente. Quindi capite noi esseri umani, no? Queste canzoncine, capite, no? C'è mai nessuno che si prende le proprie responsabilità tra noi esseri umani. Quando veniamo sorpresi in qualche marachella, ah no, è colpa di Tizio, ah non è colpa mia, è colpa di Caio, ah non è colpa mia, è colpa di Sempronio, d'accordo? Sempre così. Storia antica questa qui, no? Perché poi il genere umano è sempre lo stesso. E poi cominciano tutte quante le conseguenze. Primo sul serpente, le maledizioni al serpente e il protovangelo, no? L'inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, con quella che gli schiaccia la testa, no? E lui che insidia il calcagno. Poi, conseguenze del peccato originale sulla donna. Le prime, moltiplicherò i tuoi dolori e le gravidanze. Con dolore partorirai i figli. Come mai questa conseguenza del peccato originale? Verso tuo marito sarà il tuo istinto. Qui non parla di istinti, qui parla di istinti, capiamo che istinti, ma egli ti dominerà. Perché queste conseguenze del peccato originale? Scusate, che c'entra mangiare un frutto con questa roba qui? Che c'entra? Al marito, all'uomo, dice: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, mangiava dell'albero, non è di mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo tutti i giorni della tua vita. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane. La fatica, il lavoro come fatica. E l'ultimo esito, fino a quando tornerai dalla terra. Perché da essere stata tratta, polvere tu sei, in polvere ritornerai. La morte corporale, la corruzione, attenzione che la morte corporale, attenzione, la morte corporale per noi esseri umani, questo sia ben chiaro, la nostra anima si separa dal cadavere, cioè arriva un certo momento del tempo, attenzione, in cui l'anima si stacca dal corpo e il corpo diventa cadavere. Ok? Quindi ci sarà un tempo in cui quel corpo cadavere, quindi c'è una successione temporale. Che cosa succede al corpo cadavere? Attenzione, subisce la corruzione, una corruzione bruttissima, perché il processo di decomposizione di un cadavere, come dire, lo sappiamo più o meno tutti che cos'è, è una cosa orribile. Non è perché, guardate che la morte, come dire, la morte corporale non fa cessare di essere, tutti quanti sono terrorizzati dalla morte, ma anche qui, cioè, c'erano arrivati anche i filosofi pagani, Socrate, che credeva nell'immortalità dell'anima. Cioè, l'eccessivo terrore della morte significa che tu devi chiedere in fondo, ma tu pensi che con la morte sia veramente la fine di tutto? La morte è la fine? La morte non è affatto la fine. Cioè, per esempio, chi disgraziatissimamente, senza giudicare mai la persona, perché in preda a angosce, a guai, a situazioni orribili della vita, in un gesto disperato, dice: mo' m'ammazzo, mi suicido così, la facciamo finita, si dice, no? In termini, ma non la fa finita manco per niente. Non la fa finita manco per niente.
L'unica cosa che succede è che il corpo diventerà cibo per i vermi, d'accordo? Purtroppo andrà in decomposizione, ma la vita non finisce. La vita non finisce. E attenzione, avremo noi, questa è un'altra ipotesi, cioè supponiamo che io dovessi morire domani, no? Però io fino a domani la mia anima è stata unita al mio corpo. Quando la mia anima esce dal mio corpo, fermo restando che il mio corpo diventa cadavere, ma per tutto il tempo in cui io sono stato vivo sul pianeta Terra con il corpo, la mia anima avrà la possibilità anche nell'altra vita di avere una corporeità legata al fatto che è la forma sostanziale del mio corpo? Punto interrogativo. Questa è una domanda, questa qui, eh? Sicuramente il cadavere diventa cadavere e attende la risurrezione della carne, ma punto interrogativo. Allora, questo è il dato biblico. Da questo dato biblico la Chiesa che cosa ha tratto? Adesso cominciamo a passare a San Tommaso d'Aquino, insomma, no? Che poi ha dato, diciamo, la materia, parte della quale è stata copia e incolla all'antica, come dire, presa dalla Chiesa e trasformata in verità di fede. Allora, abbiamo qui evidentemente un peccato, come dice San Tommaso stesso, diciamo così, complesso, perché nel peccato di Adamo intervengono varie fattispecie viziose, come si evince dal racconto della Genesi. Anzitutto la superbia, diventare come Dio, la disobbedienza, la trasgressione, che è il costitutivo formale del peccato, perché Dio gli aveva detto: questo no. E allegoricamente il racconto della Genesi parla del frutto proibito. Attenzione, l'albero della conoscenza del bene e del male si chiama. Attenzione, premesso che il bene Adamo ed Eva lo conoscevano già prima. Quindi attraverso quel frutto tu saresti stato iniziato al mondo del male. Ok? La gola, attenzione, ma la gola non semplicemente come aver mangiato una cosa golosa, una cosa che tu lo senti, ma la gola come, hai visto qualcosa dei peccati di gola, quindi come appetito sensitivo verso qualche cosa che ti attrae, che ti sollecita e che ha una dimensione, come dire, sensuale, sensibile, tangibile. Quindi non è stato un peccato spirituale il peccato originale. È stato spirituale nell'origine, quindi la superbia, la disobbedienza, ma poi è andata a toccare qualcosa che ha coinvolto i sensi molto molto concreti, una cosa che si tocca, dicono a Roma. Ok? Quindi questo San Tommaso lo aveva già chiaro e su questo la Chiesa è d'accordo. Quello che la Chiesa non ha fatto è dire: che cosa è stato? Quale può essere stato? Allora, quindi una trasgressione, quindi l'uomo ha fallito la prova a cui è stato sottoposto, così come gli angeli ribelli. D'accordo? Descritta in questo capitolo terzo, attenzione che la Chiesa ha affermato autenticamente, e lo ha ribadito all'inizio del secolo scorso, che il racconto della Genesi è una vicenda storica, nel senso che si tratta di un fatto realmente accaduto all'inizio della storia dell'umanità, e lo ha ribadito Papa Pio XII quando condannò il cosiddetto poligenismo. Allora, noi non possiamo essere cattolici, questo dobbiamo mettere bene in testa, se non crediamo che il genere umano tutto viene da un progenitore, uno. E che quanto descritto nel libro della Genesi è un fatto accaduto storicamente, veramente, anche se presumibilmente, e lo vedremo, probabilmente non oggi, occorre decodificare o provare a decodificare il linguaggio allegorico contenuto nella descrizione del fatto, cioè il peccato originale. Attenzione, che oggi in giro qualcuno le dice queste scemenze qui, cioè purtroppo. Cioè, dicono che il peccato originale è una favoletta, quindi è un racconto simbolico, è una favola. Cioè, è un racconto simbolico
con cui tu dovresti capire in che modo, come dire, misteriosamente, se capisce manco bene come il peccato è entrato nella vicenda umana. Ma mica un fatto storico, mica Adamo ed Eva sono esistiti veramente. Attenzione che questa cosa qui non è compatibile con, cioè, e qui se volete posso leggere tranquillamente alcuni canoni del Concilio di Trento che chiaramente affermano senza ombra di dubbio, e ci sono dei passi anche del Nuovo Testamento, San Paolo, a causa di un solo uomo, citato dal Concilio di Trento, Romani 5,12, il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, e a causa del nuovo Adamo, che è Cristo, è venuta anche la redenzione. Se qualcuno non ammette che il primo Adamo, il primo uomo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso all'istante, adesso lo vedremo, la santità e la giustizia nei quali era stato stabilito, e per questo peccato di prevaricazione è incorso nell'ira e nell'indignazione di Dio, e perciò nella morte che Dio gli aveva minacciato in precedenza, e con la morte nella schiavitù di colui che poi della morte è il potere, cioè il diavolo, diventati schiavi di Satana tutti quanti, e che tutto l'Adamo per quel peccato di prevaricazione fu mutato in peggio sia nell'anima che nel corpo, sia anatema. D'accordo? Ora, questo è il livello dogmatico. Facciamo un piccolo passo avanti. Voi sapete che nella Chiesa ci sono le verità di fede che non si toccano. Queste che ci siamo detti fino adesso non si toccano, queste cose qui, eh? Io da sacerdote ho il dovere di dire queste cose, perché anche se non sono un vescovo, quindi non sono un maestro, come dire, in senso stretto e in senso forte, non ho la pienezza del sacerdozio, ma io sono un collaboratore dei vescovi e sono un sacerdote della Chiesa Cattolica, sono ministro, d'accordo? Ecco, quindi fino a qui. Adesso facciamo un passino un pochino più in basso, perché ci sono i dogmi, d'accordo? Ci sono le verità di fede e poi, a un passo più in basso ci sono quelle che si chiamano le dottrine comuni, cioè quelle dottrine che, anche se non si trovano espressamente formulate, formalizzate in dichiarazioni di fede fatte da concili o da papi, sono però tuttavia considerate comuni, quindi perché tenute da insigni autori quasi da tutti, e quindi sono, diciamo così, da darsi per buone. Chi va contro una dottrina comune non è eretico, scusate, ma incorre in ciò che si chiama dottrina temeraria, cioè si espone fortemente ad uscire fuori dal seminato perché va contro l'autorità, non di uno, ma di diversi, come dire, autori. Allora, San Tommaso d'Aquino raccoglie nella sua dottrina sul peccato originale tutto quanto il fior fiore di 1200 anni di teologia cattolica, cioè la Somma Teologia è fatta prendendo sempre in continuazione le opinioni dei padri di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio, di San Girolamo, di San Giovanni Crisostomo, mettendola a confronto e quindi poi formulando delle conclusioni, no? Allora, che cosa è successo quindi col peccato originale? Adesso faccio una sintesi del pensiero di San Tommaso. Qui stiamo a livello di dottrina comune. Quindi vuol dire che è altamente attendibile, anche se non si può parlare in senso stretto di verità di fede. L'ultima parte sarà un'ipotesi teologica, cioè a alcuni personaggi che l'hanno tenuta, ma non la maggioranza, anche se alcuni di essi sono insigni. Quindi nei confronti di quelli non è che se uno non ci crede va incontro a dottrine temerarie. No, d'accordo. Però, per questo che la facciamo, da un tentativo di ricostruire il peccato originale, getta luce, grande luce, su tutta quanta una serie di cose che poi vedremo, compreso l'episodio che abbiamo appena letto, il libro della Genesi, e compresi alcuni particolari, tipo: perché le foglie di fico? Perché si accorgono di essere nudi? Che significa diventare come Dio? Come può un uomo diventare come Dio? Qual era, come dire, la molla? Cos'è che ci rende, ci dà l'illusione di essere come degli dèi? E
E come mai Moody, e Dio stesso gli dice, hai saputo che eri nudo perché hai mangiato dell'albero? Ecco, sono tutte quante domande. E perché quelle conseguenze? Perché i dolori del parto? E come mai che il peccato originale si trasmette, attenzione, questa è la dottrina della Chiesa, si trasmette per generazione nell'atto stesso del concepimento e San Tommaso specifica, il veicolo di trasmissione è il seme del maschio. Proprio il seme, il seme, il seme, capite in che senso? Nel momento stesso in cui due gameti diventano uno zigote, noi possiamo parlare con termini scientifici oggi, lì avviene la trasmissione del peccato originale. Ma come mai? Nel peccato mi ha concepito mia madre, dice il Salmo 50, lo conosciamo tutti quanti. Ma come mai? Come mai? Allora, San Tommaso, faccio un pochino una sintesi. Questo peccato si trasmette mediante il seme del maschio, inerisce però ad ogni uomo come proprio, anche questa è la dottrina della Chiesa. È un peccato trasmesso anche se non commesso. E si distinguono in dottrina il peccato originale originante, che è quello commesso da Adamo, e il peccato originale originato, che è quello che si trovano addosso. Inerente come proprio, anche se non commesso da loro, tutti i suoi discendenti, che si trasmette per propagazione e per generazione attraverso l'atto del concepimento, l'atto sessuale in senso stretto, in particolare il concepimento, attraverso il veicolo del seme dell'uomo. Questo si chiama la sacra dottrina cattolica, d'accordo? Questa è la dottrina cattolica. Ok? Cosa successe ai nostri progenitori quando commisero il peccato originale? Come erano prima e come erano dopo? Allora, avevano tre specie di doni, d'accordo? Che rappresentano in teologia la dotazione dello stato di innocenza, cosiddetto lo stato di natura integra. 3. Poi, se a qualcuno piacciono, però adesso non parliamo adesso delle rivelazioni private, adesso parliamo della dottrina comune della Chiesa. Allora, i doni naturali, perfetti, cioè essenziali all'essere umano che sono l'anima razionale ed il corpo. Anima perfettamente funzionante, intelligenza viva, memoria lucida, volontà solare, corpo perfetto, ok, senza difetti. Secondo, doni che si chiamano preternaturali, cioè che non sono parte costitutiva della natura umana, ma la integrano, la nobilitano e sono dati gratuitamente dal Signore, ed erano tre. Allora, il dono dell'integrità, cioè l'immunità dalla concupiscenza, cioè il non sentire i disordini delle passioni, in particolare dell'appetito sensitivo. Tutti quanti capiamo oggi che significa concupiscenza, d'accordo? Perché da quando in età adolescenziale si diventa maschietti e femminucce, cominciamo ad avvertire degli stimoli che non è il nostro potere non avvertire, d'accordo? Anche quando si riceve il dono della castità, della continenza, della verginità, eccetera, eccetera, d'accordo? Che si può mantenere vita natural durante e non è affatto né necessario, né ovvio, né inevitabile che si commetta nessun peccato impuro, ma non sentire completamente lo stimolo mai, ci vuole un dono straordinario da parte dell'Altissimo, d'accordo? La concupiscenza è una realtà che purtroppo è entrata, prima non c'era. Il dono dell'integrità, poi l'immortalità, il non essere soggetti alla morte corporale e l'immunità dalle malattie. Ok? Questi si chiamano doni preternaturali.
Poi, altro dono che avevano, la scienza infusa, proporzionata al loro effettivo stato. Cioè, per conoscere le cose, Adamo ed Eva non avevano bisogno come noi di studiare. Chi di voi è capace? Cioè, l'uomo può diventare un pozzo di scienza, come diciamo noi, a voglia. Quanto sangue deve sputare sui libri o su altre cose? Uno può diventare un grande musicista, come no, se c'è quei talenti. Ma chiedete a un grande musicista, per diventare grande musicista, quanti sacrifici, quante ore, quanti giorni, quante settimane, quanti mesi, quanti anni ha speso su quel benedetto strumento, e che lo deve tenere tutti i giorni, 3 ore, 4 ore al giorno allenarsi, se no perde il brio. Chiedetelo a uno scienziato, chiedetelo a un plurilaureato, chiedetelo a un poliglotta, uno che parla 6, 7, 8 lingue. Sì, è possibile farlo. Vagli a chiedere quanto ha studiato per poterlo fare, no? Quindi, Adamo ed Eva avevano una scienza infusa. E infine i doni soprannaturali, cioè la grazia santificante, quindi per mezzo della quale si partecipa alla natura divina, si è figli di Dio, e tutti quanti il corredo di tutte le virtù e di tutti quanti i doni dello Spirito Santo. Quindi c'erano questa dotazione meravigliosa. Che succede con il peccato originale? I doni soprannaturali vengono persi, tutti. Niente grazia santificante, niente doni, niente virtù e niente scienza infusa. I doni preternaturali vengono persi tutti quanti. Si perde l'immortalità, si perde l'immunità dalle malattie e si perde l'integrità, nasce la concupiscenza. I doni naturali rimangono solo quelli, ma rimangono feriti, peggio di prima. Cioè, adesso vedremo, l'anima è rimasta danneggiata e il corpo è rimasto danneggiato. Che il corpo sia rimasto danneggiato lo vediamo, cioè esteriormente gli esseri umani adesso non sono tutti quanti meravigliosi, bellissimi, non lo sono. Ci portiamo dietro dei difetti, piccoli, medi o grandi, chi più, chi meno, d'accordo? Da un neo, d'accordo, a una proliferazione eccessiva, che ne so, di peli, d'accordo? A me, che ho quasi 50 anni e mi sono cascati tutti quanti i capelli, non ci posso fare niente, d'accordo? Adesso scherzo, però scherzo entro certi limiti, insomma, no? Ecco, quindi capiamo. E cosa succede all'anima? Allora, all'anima succede questo qui. Sentite che brutto. La ragione. La ragione viene oscurata, cioè perde la sua naturale ordinazione alla verità e diventa ignorante, fa fatica a discernere il vero dal falso, il bene dal male. A volte anche il bello dal brutto. La volontà perde la sua naturale ordinazione al bene e diventa maliziosa. San Paolo avrebbe scritto nelle sue lettere: ma come mai che io, anche quando voglio fare qualcosa di buono, faccio il contrario? Come mai per fare un atto di virtù si fa fatica e invece per fare un atto vizioso non si fa nessuna fatica? Come mai per fare digiuno, diciamo le cose, uno fa una fatica bestiale, per farsi una bella bagnata non si fa nessuna fatica? Perché? Perché la nostra volontà è incline al vizio e non incline alla virtù. Com'è che è più facile fare uno sguardo cattivo che un sorriso, spesso e volentieri? Per questo. Poi, altra piaga, 4 sono, l'ignoranza, la malizia, la concupiscenza, quindi questa tensione disordinata, a volte spasmodica, verso il, come dire, i piaceri dilettevoli, sensibili, bassi, i piaceri dei sensi, soprattutto la lussuria e la gola, e infine la fragilità, la debolezza intrinseca che noi abbiamo adesso. Siamo fragili. Queste 4 piaghe costituiscono quella grande ferita inferta alla natura umana dal peccato originale. Attenzione, questa è una ferita, però. È una ferita, il genere umano è degradato verso il peggio, ma non è irreversibilmente corrotto. Perché? Perché la redenzione operata da Cristo cosa fa?
Con il battesimo anzitutto viene tolto il peccato originale che, pur non essendo commesso da me, io lo eredito come se fosse mio e quindi deve essere tolto dalla mia anima. Rimane tutto quello che ci siamo detti adesso, la ferita, ma questa ferita, come dire, viene continuamente medicata. Attenzione, questa non si rimargina mai del tutto in questa vita, a meno che non ci sia una grazia straordinaria da parte dell'Altissimo, oppure un'altra cosa che forse poi ne diremo. Ed è per questo che i sacramenti, perché i sacramenti? Ci sono due sacramenti che più li riceviamo e meglio è: la confessione e l'Eucaristia. Perché? Perché se non li riceviamo, queste cose qui ci portano verso la morte. Perché dobbiamo pregare in continuazione? Per questo motivo, perché se non facciamo il pieno della grazia, queste cose qui ci portano continuamente alla rovina. Non è possibile per una persona, pensate alla concupiscenza, frenare la concupiscenza, vivere la castità in qualunque stato di vita stia, perché da single, da prete, da suora, ma anche da moglie e da marito, perché c'è una castità anche coniugale. Forse avremo modo di parlarne in queste cose. Castità coniugale che non vuol dire vivere la castità come la vivo io, cioè nella forma della continenza, ma c'è una castità coniugale. Ma se tu non c'hai continuamente la medicina celeste che ti sana, ti medica questa ferita, la concupiscenza prevarrà, non ce la fai a gestirla. Ecco perché i sacramenti sono fondamentali, sono indispensabili. Capiamo, no? Ecco, quindi questa è la situazione. E qui stiamo a dottrina della Chiesa e a dottrina, questa è dottrina comunissima questa qui, d'accordo? Quindi quando si va fuori da queste cose, ok, alla morte, come sappiamo, non ci si può fare niente. Infatti la morte, noi moriremo. Le miserie corporali, le malattie, noi ce le prendiamo, capito? Non ci possiamo fare niente. Allora, non entro in altre cose, faccio soltanto un piccolo riferimento perché chi mi conosce. Allora, abbiamo fatto la Chiesa e la dottrina comune, adesso cominciamo ad aprire un'altra parentesi. Prendiamo in prestito una rivelazione privata. Chi mi conosce sa che io ormai da diversi anni che parlo di questa cosa. La divina volontà, cioè quello che Gesù avrebbe rivelato. Uso il condizionale perché parlando da sacerdote bisogna sempre avere rispetto per eventuali giudizi non positivi che io ritengo del tutto inattendibili, però si sa mai, insomma, da parte della Chiesa, alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Alla serva di Dio Luisa Piccarreta Gesù ha rivelato una cosa che non sapevamo, cioè che il dono dei doni, quindi quello che comprendeva tutto quello che abbiamo detto e lo portava anche oltre, era la divina volontà, ossia un grado, diciamo così, un tasso per capirci di unione con l'Altissimo, tale che il suo stesso volere era vita della sua anima e tutte quante le gioie, i diletti che Dio è, che ha, che nel libro della Genesi vengono descritti come Dio che passeggia nel giardino dell'Eden, diciamo così, a braccetto con Adamo e tutta quanta l'armonia primordiale. Questo era il grande dono che aveva. E questa è la prima cosa che ha perso, prima di tutte quante le altre. Questa divina volontà, che è il tesoro perduto, diciamo così, ecco, è il calice del Santo Graal, insomma, ecco. Gesù la vuole ritornare alla razza umana. E l'opera della redenzione che ha già compiuto, quindi stare nello stato in cui stiamo adesso, quindi medicine, medicine, medicine in continuazione, perché noi stiamo comunque ridotti in questo modo, è uno stato che avrà soluzione se e quando avremo cominciato di nuovo a far regnare la divina volontà nella nostra anima. Quindi è possibile un ripristino, non dico totale, ma sostanziale della condizione persa dai nostri progenitori, nella misura in cui il dono della divina volontà è accolto in un'anima. E qualora questo accadesse, possiamo lecitamente sperare che
qualcuna di queste ferite, diciamo, non dico proprio, ma una bella rimarginazione ce la possa avere. Allora, questo è più o meno quello che possiamo dire in una prima battuta. Ok? Questo era assolutamente necessario, perché questo è quello che ci deve comunque restare. Allora, dal peccato originale dipendono tutti quanti i mali che noi vediamo sparsi sul pianeta Terra. Perché esso poi viene alimentato continuamente, quindi è come una, è come dire, una fabbrica infernale. Ogni peccato che noi commettiamo, che è, come dire, collegato, perché discende da quello come da suo principio, come dire, scaturente, originante, quindi a peccato originale, ogni peccato attuale, peccati attuali sono quelli che commettiamo noi adesso, nel tempo, con gli atti cattivi della nostra volontà, va a aggravare questa situazione, a aumentare questi mali, a, come dire, ulteriormente aggravare le ferite prodotte dal peccato originale, per cui a peggiorare la situazione di morte e di miasma, insomma, che si respira nell'aria adesso malsana del pianeta Terra. Capito? Quindi, per cui, per noi figli di Dio, l'origine del male, cioè anche di quello che stiamo vivendo adesso, perché ci stanno le malattie, le pandemie? A causa del peccato dell'uomo. Punto. D'accordo? Di tutti gli uomini. Non è che ci sta chi è più peccatore di Tizio, perché al di fuori della Vergine Santissima Immacolata, tutti quanti noi abbiamo contribuito a produrre il male che vediamo sussistere nel mondo e che poi ci si ritorce contro. Questo deve essere chiaro, questo qui. Cioè, noi cattolici, in forza di ciò che Dio ci ha rivelato, non ce lo siamo inventati noi, abbiamo una visione, cioè, capito? Il male ha una origine, d'accordo? Ben precisa. In queste prime due, diciamo, puntate l'abbiamo visto. Il male è un problema antico, perché il male è un problema che all'origine ha riguardato le nature superiori, le nature angeliche. Ha coinvolto il genere umano fin dall'inizio della creazione. Noi non sappiamo quanto tempo hanno vissuto Adamo ed Eva nello stato di giustizia originale. Questo Gesù non lo spiega neanche negli scritti di Luisa, però non è stata una settimana, è stato un bel po'. Adamo, secondo la Bibbia, è campato circa, se non mi ricordo male, 800-900 anni. Anche qui molti si mettono a ridere. Io non mi metto manco per niente a ridere, d'accordo? Detto proprio fra me e voi. E non mi andrò a confessare perché non mi metto a ridere che nella Bibbia c'è scritto che Adamo è campato 800 anni. Quindi supponiamo che siano stati un centinaio d'anni in questa condizione. Quello che dice Gesù alla serva di Dio Luisa di Carreta, per esempio, è che tutti quanti gli atti che ha commesso prima sono, essendo atti meravigliosi, atti compiuti nella divina volontà, quindi atti, come dire, che partecipano della eternità, infinità e incorruttibilità divina, sono rimasti sospesi, d'accordo? Sono rimasti patrimonio, quindi non si possono toccare quindi là. Certamente dopo la situazione è stata veramente drammatica e il seguito dei libri della Genesi. Se uno va avanti, dal quarto capitolo in poi avviene, come dire, la degradazione del genere umano che poi gradualmente, secondo la cronologia biblica, nel corso di 2000 anni, quindi non per una settimana, porta al marasma totale, d'accordo, allo stato di corruzione totale che poi giustifica, causa il diluvio universale con Noè. E poi, dopo Noè, inizia il cammino, diciamo così, di rinascita del genere umano, diciamo di redenzione con la chiamata di Abramo e la formazione del popolo dell'antica alleanza da cui poi sarebbe venuto il Messia. Ci fermiamo e se Dio vuole continuiamo la settimana prossima. Andremo tranquillamente lunedì prossimo, se Dio vuole, che è il 28 di dicembre, insomma, una giornata tranquilla. Vedremo
durante l'ottava di Natale, proveremo a vedere che è successo, che sarà stato questo peccato originale e in base a quali motivazioni possiamo farci una certa idea di esso. A Dio piacendo, la settimana prossima. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.